Allora io direi di cominciare. Buonasera, benvenuti a tutti. Questa sera presentiamo il libro di Francesco De Sanctis, romanzo da scrivere, edizioni scientifiche, edito nel 2020, e lo facciamo in occasione del secondo evento pubblico qui in Toscana della Fondazione Luigi Einaudi. È un particolare piacere presentare un volume importante, scritto da un autore importante, e quindi quando abbiamo saputo di questa opportunità abbiamo aderito con entusiasmo a questa possibilità. E per meglio contestualizzare la presentazione chiederei al referente regionale della Fondazione Einaudi, l'ingegner Rocco Versace, di dire due parole per introdurre la Fondazione Luigi Einaudi, che in Toscana ancora non è molto conosciuta. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio infinitamente tutti voi, tutti presenti, i nostri ospiti, la vice sindaca Giachi, l'autore del libro qui tra noi, Francesco De Sanctis, l'avvocato Marco Mariani che comunque modererà l'evento, e alle nostre spalle abbiamo l'avvocato Michele Gerace, sempre della Fondazione Luigi Einaudi. E ringraziamo anche Domenico Frasca, che comunque ha contribuito notevolmente per l'organizzazione di questo evento. E io sono Rocco Versace, sono il referente della Fondazione Luigi Einaudi qui in Toscana, e se mi concedete due parole voglio semplicemente condividere, dirvi chi è, che cos'è, cosa fa la Fondazione Luigi Einaudi in Italia e in Toscana. Innanzitutto, per chi non la conoscesse, è un'associazione culturale, è un think tank, un contenitore di idee, di soluzioni, è un centro di studi e di ricerca che opera nell'ambito della politica, della società e dell'economia, ma non è un soggetto politico, è indipendente, non è legato ad alcun partito, ma fa politica, e fa una politica sana sul territorio, cercando di condividere quelli che sono i risultati della nostra ricerca, quelli che sono quella che è la cultura con i singoli individui. Tutto questo lo fa per condividere e far conoscere, promuovere la conoscenza del liberalismo, sui principi del liberalismo, quindi della libertà, la libertà individuale, la libertà di scelta, la libertà dell'individuo, che può essere appunto espressione di iniziativa, di impresa, di spesa, la libertà di circolazione di uomini, mezzi, capitali, i diritti umani, i diritti civili, la democrazia e la rappresentanza. Questi sono i nostri principi, questi sono i valori con cui la Fondazione Einaudi opera su tutto il territorio nazionale, affrontando temi come il dibattito quotidiano e contemporaneo della globalizzazione, della evoluzione tecnologica, sociale, economica, e tutto questo lo fa sul territorio, lo fa attraverso tre fronti, che sono la ricerca, la formazione e la condivisione. Infatti la Fondazione Einaudi è suddivisa, ha una testa che è il consiglio di amministrazione, ha una struttura molto, molto semplice, il cuore, che è quello che io definisco il cuore, il comitato scientifico che guida più di 40 accademici tra docenti e liberi professionisti nel settore, in area giuridica, in area di relazioni internazionali. Qui abbiamo l'esponente, l'avvocato Marco Mariani, direttore degli affari europei della Fondazione, nell'area delle scienze sociali, delle scienze economiche. E poi abbiamo anche quelle che sono le funzioni vitali della Fondazione, le direzioni operative, tra cui gli affari istituzionali, la comunicazione, i media, l'ufficio stampa, la scuola di liberalismo e i progetti per la scuola e la biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi, che sono iniziative portate avanti dal nostro Michele Gerace, che è qui in collegamento con noi. In ultimo, l'ultimo organo della nostra fondazione è la rete di rappresentanti
che opera sul territorio nazionale, sono i referenti regionali, che si sta diffondendo capillarmente su tutte le regioni italiane, ce ne sarà uno per ogni regione, ad oggi abbiamo coperto circa il 50%, e opera appunto attraverso eventi, presentazioni di progetti, di libri come questo di questa sera, o webinar o video e articoli e quant'altro. Questo è quello che fa la Fondazione in Italia e da un anno a questa parte, sempre grazie all'attività di Marco Mariani in Europa, è entrata nell'European Liberal Forum e ha un piede adesso anche in Europa. L'European Liberal Forum è l'associazione di tutte le fondazioni liberali europee, parte dell'Alleanza Liberale Democratica Europea, del gruppo parlamentare ALDE, e da meno di una settimana Marco è anche all'interno è stato eletto nel board del consiglio di amministrazione di questa ELF, quindi possiamo dire che adesso abbiamo un piede in Europa. La casa di tutti i liberali, che è la fondazione Einaudi, adesso ha diciamo uno spessore più internazionale, e questo è quello che fa la fondazione. È una casa dei liberali aperta a tutti coloro che vogliono condividere, che sposano e che condividono i principi del liberalismo. Potrei parlare per ore, però mi fanno cenno e devo passare il microfono, e con immenso piacere voglio far proseguire questo dibattito su questo libro che io ho cominciato a leggere ieri l'altro, e quindi sono curiosissimo di conoscere il punto di vista della dottoressa Giachi, di Michele Gerace e dell'autore che è qui tra noi e che più tardi chiamerò sul palco. Grazie, passo il microfono a Marco che... Grazie mille. Allora, entriamo nel vivo. Allora, questo volume di questo romanzo da scrivere, già il titolo è abbastanza enigmatico, di Francesco De Sanctis, inizia con, anzi, prima dell'inizio ha due citazioni, una di Petrarca e l'altra di Roland Barthes. Questo è l'inizio. Poi l'autore, in una preziosissima prefazione e introduzione, preziosissima per chiunque voglia avvicinarsi a questo libro con l'attenzione che merita, detta proprio quelle, individua, perimetra esattamente qual è l'ambito della sua indagine, o meglio del suo lavoro, e quindi in qualche modo implicitamente confessa che questo libro parla in tutto o in parte, questo poi cercheremo di scoprirlo attraverso le analisi di Cristina Giachi e di Michele Gerace, ma anche attraverso le parole dell'autore che è qui e lo ringraziamo per essere stato presente. L'autore ci dice che fare un romanzo della propria vita ha senso solo se il romanzo ha costituito il basso continuo di quella vita che si vuole scrivere. E quindi anche l'uso della prima, seconda o terza persona, singolare o plurale, non è altro che una apertura di prospettiva. E poi, ecco, l'affermazione che mi ha all'inizio disorientato, ma che forse alla fine del romanzo sono riuscito a comprendere. Fare della propria vita un romanzo significa inoltre inventarla, in entrambi i sensi dell'inventare. Significa, infatti, innanzitutto trovarla come novità nel suo emergere delle parole finalmente scritte, ma significa anche falsificare una presunta verità fattuale. Quindi questo, a un certo punto, bisogna chiedersi, ma questo è un romanzo in cui l'autore probabilmente intreccia da par suo con una serie lunghissima, di cui confesso io sono riuscito a cogliere certamente non tutte le citazioni fatte, ma sono veramente tantissime, fra l'altro alcune in lingua tedesca senza alcuna traduzione, quindi come dire, l'autore dice anche al suo lettore: beh, peggio per te se non sei in grado di seguirmi. Però, diciamo così, qui in questa prima pagina l'autore stesso ci mette in guardia
sul fatto che non tutte le affermazioni potrebbero essere assolutamente vere, quindi c'è un intreccio fra vero e verisimile, come dice l'autore, che va dipanato. E in questo mi sembra che conoscere la biografia dell'autore sia importante. Questo è un tema generale, no, della letteratura: quanto è importante conoscere la vita dell'autore, cioè quanto è importante conoscere le sue passioni, le sue patologie, i suoi vizi, per capire esattamente qual è la portata del suo scrivere. Beh, il caso di biografia è sicuramente importante, è sicuramente importante sapere che il professor Francesco De Sanctis ha dedicato la sua vita accademica, in primo luogo, all'insegnamento e alla ricerca nel campo della filosofia del diritto, che ha fatto studi all'estero, in Francia, in Germania, e qui sono riportati con dettagli tali che mi fanno propendere per mettere queste esperienze nella colonna delle cose vere, assolutamente vere. Ci sono poi una serie di temi che sono affrontati invece in maniera più velata, come ad esempio il rapporto con le donne, in cui è difficile cogliere degli elementi fattuali tali da poter affermare con certezza che quelle esperienze sono esperienze effettivamente vissute, effettivamente vere. Quindi rimane questo margine di incertezza. Io qui ho, fra l'altro, anche segnato alcune cose che emergono tanto più nell'ambito di una scrittura, di una forma narrativa in cui l'uso della punteggiatura ha una precisione, direi quasi maniacale, e che viene sapientemente alternato a seconda dell'io narrativo che si occupa delle descrizioni. Ad esempio, c'è un passaggio che ho trovato particolarmente interessante, anche nel quale l'autore, vero o verosimile che sia, ma insomma ci dice che si sta mettendo a nudo nel rapporto con i genitori, con il padre e con la madre. Racconta di un rapporto difficile, di un rapporto certamente ben diverso dai rapporti che siamo abituati a vedere nella contemporaneità, dove i figli danno del tu al padre e alla madre, e anzi a volte usano un linguaggio non proprio appropriato nel rapporto del padre e la madre. E qui c'è, a pagina 181, un episodio che è anche divertente, per quanto l'autore nel raccontarlo riesce veramente bene a trasmetterci l'ansia che provò all'epoca, quello del suo primo orologio, con cui, episodio verosimile, questo è lui che ce lo dice, all'inizio ha anche un diverbio col padre che precisa: no, non è un orologio, è un cronometro e un cronografo. E da lì inizia tutto questo rapporto controverso con questo orologio, che era per lui, bambino di 6 anni, di tal valore che non poteva usarlo, gli era impedito di usarlo, se non forse nelle feste comandate o in altre occasioni. Ma siccome lui era proprio attratto da questo orologio, a volte, come dice, ogni tanto lo rubava, questo orologio suo, cioè lo rubava nel senso che rompeva quel divieto che espresso o implicito era tuttavia chiaro nell'utilizzarlo. E quindi c'è una scena in cui lui è con degli amici, gioca a pallone, decidono di fare un bagno, quindi per fare il bagno deve togliersi l'orologio, lo affida a un suo sodale di squadra, una persona in rosso, di cui lui si fida ciecamente, evidentemente. Se è uno con cui si è abbracciato durante una partita di calcio, è un gesto di una tale intimità da dover necessariamente creare un sodalizio di fiducia che per lui, bambino di 6 anni, è più forte di qualsiasi altra cosa. Va a fare il bagno, quando torna non è che non trova più l'orologio, non trova più nemmeno il rosso. Quindi erano spariti l'amico e l'orologio, e a questo punto gli viene il sospetto che si sia fidato della persona sbagliata.
quanto deve essere duro, no? A 6 anni rendersi conto che anche le persone più vicine o quelle che si rendono più amiche possono tradirti, no? D'altra parte il tradimento non può che venire da una persona di più dei figli, altrimenti sarebbe, come dire, oggettivamente impossibile. Ma qui la cosa divertente è che lui in qualche modo si avvale dell'aiuto di un altro compagno che era lì a giocare con lui, più grande anche fisicamente più grande e più forte di lui, che si offre di mettersi alla ricerca di questo rosso, di questo suo amico, e insomma riesce a beccarlo. E alla fine, mentre lui era lì che trovava dentro la sua testa, cercava disperatamente una via di uscita da questa situazione, che era angosciante non solo perché aveva perso l'orologio a cui lui teneva tanto, ma soprattutto che gli racconto a casa, insomma, che gli racconto a casa, per di più era in un giorno in cui aveva marinato la scuola, quindi una tragedia nella tragedia. A questo punto il suo amico gli riporta l'orologio, che naturalmente ha subito qualche danno nella colluttazione magari fra i due, e la scena si svolge a Napoli perché l'autore è napoletano, e lui ce la racconta nel modo, come dire, in cui più sanguigno non potrebbe essere, cioè lui che in tante parti cita Kant, Musil e tantissimi altri autori, citazioni in tedesco, qui usa il napoletano come nelle famiglie nobili, quando bisogna veramente intendersi si usa la lingua napoletana, e la usa nel modo più diretto possibile, perché il suo amico quando gli restituisce l'orologio gli dà una lezione di vita, gli dice: la gescummate sangue, il lufetente merda, e tec stu cazzer illoggio, vuol dire allora ripigliatelo, però stacci attento, no? Questa volta, insomma, te l'ho ridato, vedi no, se, effettivamente c'è, cioè, tutta la tragica comicità della situazione. Ed, insomma, un libro veramente avvincente, un libro che fra l'altro non finisce mai di stupire, anche perché è un continuo intreccio fra ciò che è attuale, ciò che è passato, e l'autore si definisce il vecchio in questa situazione. Quindi ecco, io vorrei chiedere a Cristina Giachi se anche lei ha avuto queste mie impressioni nella lettura, oppure perché questo è un libro, diciamo, poliedrico. L'autore è un laureato in giurisprudenza, io sono il laureato in giurisprudenza, tu sei laureato in giurisprudenza, voi siete anche professori in questo, sarebbe anche interessante trovare una lettura da parte di altre persone che abbiano altre sensibilità, altre formazioni. Intanto facciamo un applauso a Marco. Grazie, buonasera, sono molto onorata, perché leggere un libro come questo significa ricevere in custodia, un po' come tutti i lettori, anche l'intimità di un autore, perché io l'uso della categoria del verosimile lo vorrei un po', cioè è tutto vero, perché il verosimile, no, è ciò che ti inganna, che sembra vero e non lo è. Qui è solo ciò che forse non è accaduto proprio così, ma è senz'altro vero perché l'autore l'ha pensato e l'ha vissuto nelle sue emozioni, un po' come, non so se avete mai avuto la sensazione della nostalgia di qualcosa che non avete vissuto. Dice, com'è possibile? Si ha nostalgia solo di ciò che si è vissuto? Sì, ma a volte si ha nostalgia di ciò che si conosce nel desiderio intimamente e poi magari non ci è appartenuto per qualche ragione. Ed è un romanzo molto coraggioso, quindi io ringrazio Francesco perché fa un regalo, credo, a prima cosa a tutti coloro che gli vogliono bene, e poi lo fa a tutti coloro che lo conoscono e a tutti coloro che leggeranno il libro, perché si consegna in tutti i piani di vero che ci sono in questo racconto, e uno dei quali chiamato appunto del verosimile, e si consegna con tutto se stesso, con le piccole le defiance, con le debolezze, molto impietoso con se stesso, molto severo,
anche spietato in certi passaggi. È un libro coraggioso e l'argomento del libro non è più che la vita dell'autore, è il romanzo che deve scrivere, cioè il titolo è proprio quello che c'è dentro, cioè è un libro che deve essere scritto e che preme con un'urgenza fin dall'età più giovane dell'autore e che poi trova alla fine nella decisione di finalmente di confezionare l'opera un suo compimento che però è un inizio. Perché la cosa che ho trovato molto interessante, io non sono una letterata, ho delle letture alle spalle ma non abbastanza da poter dire se il congegno è assolutamente originale o già praticato. Se è originale, come credo, è un congegno davvero interessante e importante per la struttura della narrazione, è il fatto che continuamente si intrecciano più piani di racconto, cioè il libro alla fine non viene scritto come un racconto che avviene oggi di tutto quello che è stato, ma come il lavoro che fa un autore quando racconta di tutte le volte in cui ha scritto quel libro, ma senza tradire ognuna di quelle volte. Quindi non è, dice, lo scrivo ora ed è tutto quello che ho pensato e ho vissuto e ho preso appunti e ho fatto, no, vi scrivo ora tutte le volte in cui ho cominciato a scrivere o in cui ne ho scritto una parte, preservando, e questo l'ho trovato davvero felice come meccanismo, anche se la lettura non è semplice, preservando l'intenzione di ciascuno dei pezzi che è stato scritto. Questo spiega anche la molteplicità degli io che parlano. Il vecchio è chi si prende la briga di dire va bene, ora è finita, ora mettiamo tutto insieme. Però poi l'autore che racconta è in tante parti l'autore dei singoli spezzoni. E questo piano è anche segnalato da una grafica differente, cioè il carattere più piccolo qualche volta. E sono pezzi di scrittura che hanno anche uno stile diverso rispetto alla narrazione principale del libro. Quindi questo dal punto di vista letterario e narrativo sicuramente il libro ha questo congegno molto raffinato che lo articola e che ne rende la lettura anche avvincente da un punto di vista proprio tecnico, perché uno cerca di trovare gli incastri, di capire gli slittamenti di piano quando non sono così segnalati, ed è una cosa che mi ha molto, molto colpito, perché anche in questo l'autore si mette a nudo denunciando manifestando anche un sentire che forse molti hanno ma non trattano, non oggettivano, non rendono così manifesto, che è la molteplicità della percezione che abbiamo di noi stessi. Noi ci sentiamo molte cose, ma spesso non abbiamo la consapevolezza di quanto è faticoso dire io e ridurre tutte queste cose a un'entità che parla e si racconta. Ecco, questo è un libro sull'esistenza. E allora non è il libro su una vita, è un libro un po' che è sulla vita in generale, perché si fa carico di tutta la fatica della molteplicità, della multiformità che un'esistenza attraversa. E poi ci sono delle cose che a me sono particolarmente care. È un libro anche sul costume, sulla politica, sull'atmosfera intellettuale dei decenni finali del Novecento. È un libro dove si intrecciano citazioni e letture coltissime, perché Francesco fa il mestiere che fa e l'ha fatto, dice, per nascondere lo scrittore facendo altro, ma l'ha fatto appunto da par suo. Nel libro c'è tutto questo, c'è la storia dell'Italia, dei giovani intelletti che si formavano e che diventavano gruppo dirigente nel nostro paese dagli anni 60 in poi, e c'è anche per noi che siamo del settore un po' di costume, di folklore dell'Accademia. Io ho molto sorriso al pellegrinaggio preconcorsuale a consegnare le monografie con gli attacchi di mal di stomaco, pensando agli esordi anche delle carriere che molti di noi hanno fatto.
alle dimensioni concorsuali che trapelano ogni tanto con tutte le loro traversie, con le loro fatiche. È un libro appunto su mondi del nostro paese narrati però con la freschezza dell'esperienza dell'esistenza, non con la trattazione sociologica o antropologica che gli compete. E ci sono svariati mondi raccontati così, non solo l'accademia, ma la caccia, per esempio. Perché Francesco, con la stessa precisione e profondità con cui ha studiato e ha scritto negli anni, è andato a caccia, è stato cacciatore, ha tenuto i cani. Io ho apprezzato moltissimo la storia del primo cane preso in Austria e di tutta la scelta, l'aver seguito in modo attento, e documentandosi, anche la scelta del cane da caccia, la pesca, l'esperienza della pesca in apnea, con la stessa precisione e la stessa dedizione. Tutto questo magma di materiale, di vita, di emozioni, è segnato da alcuni grandi, manifesta alcuni caratteri sempre. Uno è l'amore per la parola. C'è una ricerca della ricerca della parola giusta e della parola più piena di significato in ciascuno dei momenti di questo densissimo libro, che è davvero impressionante e commovente per chi ama le parole. Per questo ci sono molte lingue, spesso devo dire però benevolmente tradotte per tutti i lettori, qualche volta messe là, ma sempre con parole che hanno un significato pieno e che, se ci si pensa un attimo, non erano traducibili in nessun'altra lingua se non in quella in cui compaiono nel libro. Quindi ecco, io ho sentito molto vicino e mi ha molto commosso questo amore per la parola e per le parole che c'è, ripeto, in un libro che per oltre 300 pagine raccoglie impressioni, emozioni, spezzoni di vita, di costume, pezzi della storia del nostro paese e della nostra cultura, tutte filtrate attraverso poi l'unica prospettiva seria che abbiamo, no? Se abbiamo coraggio di sceglierla, cioè che è quella dell'io che le vede. Noi spesso ci nascondiamo dietro a delle forme di oggettivazione perché crediamo in questo modo e ci schermiamo pensando che sia più onesto, no? In realtà la forma più onesta di guardare le cose è quella di farsi carico dell'io che le guarda, e io ho molto apprezzato il coraggio di questo libro, che racconta così esperienze intime, esperienze di lavoro, professionali, sociali. Non so, ci sono dei racconti bellissimi sulla dinamica delle relazioni tra i giovani, le feste, il divertimento. E devo dire, davvero alcuni brani sembrano delle scene di film che abbiamo visto, che vorremmo vedere, quindi insomma un libro ricchissimo di suggestioni. Io poi ho anche delle curiosità, una poi gliela chiederò dopo. I libri maschi e femmine, ecco, ne vorrei sentire di più, vorrei qualche pagina in più sui libri maschi e femmine. E poi devo dire, non c'è solo l'io in questo libro, ci sono i tu. E questo dispositivo del tu appare chiaro leggendo, ma poi a un certo punto viene anche smascherato in una mezza paginetta in cui l'autore chiarisce che il tu è quasi sempre una donna a cui parla, ma non è mai la stessa, o meglio, non è sempre la stessa. E lo si capisce dal contesto e dal racconto. Non vi voglio dire molto di più perché credo che lo vorrete leggere, e spero che lo vogliate leggere. Io mi fermo qui per ora, poi se mai dico qualcosa lo ringrazio per averlo scritto e per il coraggio che ha avuto nello scriverlo. Grazie a Cristina Giacchi. Intanto volevo confermarle questa sua intuizione per cui le scene di caccia, di pesca, quella natura sono vere. Sì, allora confermiamo ufficialmente che noi della Fondazione Einaudi, il professor De Sanctis non può saperlo, ma abbiamo un servizio di intelligence che abbiamo subito attivato per fare le opportune ricerche, e quindi siamo in grado di confermare ufficialmente quelle scene di pesca, quelle
quelle scene di caccia, Mente Maria, sono tutte vere, sono tutte confermate. Oh, poi cosa abbiamo fatto nella Fondazione Naudi per rendere, siccome è vero, è un libro dove l'autore si mette veramente a nudo e quindi richiede anche a chi voglia fare un'analisi di questo libro di mettersi a nudo. Cosa abbiamo fatto noi della Fondazione Naudi per dare come colpo di teatro? Oggi doveva essere qui con noi l'avvocato Michele Gerace, che invece vedete in collegamento video, a cui subito do la parola. Michele, ma c'è... io naturalmente sono un signore, un galantuomo, non posso scendere in dettagli, ma c'è un rapporto fra questo libro e la tua presenza solo in video oggi? Marco, grazie per l'invito, grazie a te, grazie a Rocco Versace, grazie per la bella accoglienza al vice sindaco Giacchi e grazie all'autore, come diceva proprio Cristina Giacchi, per aver scritto questo romanzo da scrivere. Sì Marco, c'è una contingenza che mi lega al romanzo e che non è una contingenza né estetica né metafisica, ma è terribilmente pratica. E senza andare, come si dice, ad anticipare nulla del romanzo che tutti quanti stiamo invitando a leggere, c'è un dialogo quasi muto che l'autore fa con la propria gastrite, nel senso che la gastrite lo lega in un rapporto dialettico alle sue prime esperienze accademiche quando va a incontrare i suoi maestri. Ed è una corsa contro il tempo in cui fa quasi per mettersi d'accordo, nel senso dice permettimi di dire quello che devo dire, poi fai quello che devi fare, ti lascio tutto campo, ma intanto permettimi di fare ciò che voglio. Cosa mi lega a questa contingenza? Fortunatamente non la gastrite, ma una banale intossicazione alimentare che avrebbe reso, diciamo, molto faticoso viaggiare da Roma a Firenze e tornare in giornata, e in questo devo dire molto bella la sorpresa di poter intervenire in collegamento, perché stamattina quando ci siamo sentiti io ero in stazione, stavo per partire, stavo cercando di dialogare con la mia indisposizione, seppure non sono una donzella, e ti ho detto forse non riesco a partire perché non sarebbe prudente. Devo dire è così perché sono influenzato da intossicazione alimentare, per rassicurare chiunque, però di fare l'untore, di passare per l'untore, di magari rimanere a Firenze perché poi un po' di alterazione se ho evitato di venire, quindi anche io mi metto in gioco personalmente come fa l'autore e racconto dei dettagli di cui sono sicuro in questo caso, a differenza di quelli dell'autore, non interessa niente a nessuno, però era solo per contestualizzare. Quello che avete detto Marco, tu, Rocco e il vice sindaco Cristina è molto interessante, perché il romanzo apre con una introduzione ed è proprio l'introduzione che fissa due elementi. Poi non so, parlo in questo caso soprattutto con Marco e Rocco, quanto alcuni di questi passaggi in questo libro denso, del quale voi avete descritto cedere di carattere letterario, questioni su questioni di carattere filosofico, c'è molta filosofia del diritto, non è un caso, insomma, porta a mettere in relazione l'elemento letterario con quello filosofico, e lo vada subito, perché se penso alla prefazione, Marco, che tu hai richiamato, è scritta molto piccola e dovrei mettere gli occhiali, però insomma ci riesco. Proprio nelle primissime righe cercherò di leggere il meno possibile, anzi quasi di non leggere, ma solo per dare a intendere qual è il gioco con le parole, qual è l'elemento del linguaggio e quale uso ne fa l'autore, perché è un uso in questo caso sì estetico e metafisico, nel senso nulla di ciò che lui scrive finisce all'interno di questo libro, ma tutto sprizza al di fuori. Comunque lui scrive così la vita diventa la vita del romanzo, che denuncia nel suo trascorrere la differenza incolmabile tra la continuità dello scriverlo giorno dopo giorno sui fogli delle diverse esperienze, dalla discontinuità del metterlo giù in parole sui fogli di carta e sui file del computer. Ora, tra le varie letture che abbiamo fatto dalla Fondazione Naudi alla biblioteca, ce n'è una interessantissima che consiglio ugualmente per chi insomma è lì con voi e per chi poi dovesse leggere il libro, che è una di Agnes Heller, che si chiama Filosofia e letteratura. Ed è una lettura molto interessante perché il tempo è l'elemento centrale di questo romanzo e lo è sia come lo scorrere del tempo, lo è come l'intreccio, lo ha detto benissimo la Giacchi,
E poi lo è per un altro elemento che è quasi di memoria greca, ma vedo, magari ci arriviamo tra un momento. E questo tempo che scorre, la stessa Heller, e qui mi pare che insomma tra il rapporto tra finzione e realtà c'è tutto, il tempo presente è letto diversamente dalla filosofia e dalla letteratura. Per la letteratura il tempo è vita. La storia si sussegue, prende corpo, la Heller fa largo riferimento all'opera. Lo stesso De Sanctis, andando avanti con le pagine, richiama spesso la musica, richiama spesso l'arte, richiama l'Andrea Chenier, attribuisce un significato particolare. E anche lì poi c'è questo uso poetico del napoletano, no? Perché fa un uso del napoletano ben specifico. Ogni volta che l'autore scrive in stretto napoletano sta dando musicalità al suo romanzo, sta aprendo, se vogliamo, a un senso più poetico, non solo letterario di prosa. Scusate che sono a casa, sta passando un'autoambulanza, quindi forse la sentite anche voi, poiché penso che l'audio non sia perfetto da casa, non sono attrezzato in uno studio come si potrebbe, aspetto un secondo che passa, così non mi... Quindi questo tempo presente invece per la filosofia è un tempo di analisi, è un tempo in cui viene cristallizzato. In questo c'è, e lo dico anche a chi non è avvezzo agli studi di filosofia, in questo c'è quel divenire del tempo che interroga tanti greci quanto diventa poi una spirale per Hegel, e non è insignificante ai fini del romanzo, perché c'è una spirale attorno a questo romanzo che unisce i tre piani, quelli che la Giacchi chiama i cambi di piano, di cui non ti accorgi, che rendono la lettura faticosa. Ma guardate, per dare l'idea di lettura faticosa senza nulla togliere alla bellezza, dico che una delle letture più faticose che ho mai fatto è il Moby Dick, nella traduzione di Pavese. Sono letture che ti devi guadagnare, cioè l'autore non ti dà niente gratis. Devi stare dietro alla sua ricerca, devi indagare le sue parole, anche quando usa termini specifici in altre lingue, c'è quell'angst, c'è quel desiderare, c'è quella ricerca di un tempo tra fissarlo e viverlo intensamente. Da subito, e mi sembra poi che sia molto il senso dell'intervento della Giacchi, è una ricerca di autenticità. Poco importa se è vero o verosimile, ma comunque di autenticità. E questo è un passaggio importantissimo, però poiché insomma non voglio anticipare nulla, sempre tra quello che stavate dicendo c'è l'inizio del capitolo 1, che inizia con una domanda: chi sei? Ora non leggo tutto il brano perché chiaramente la farei molto lunga e anticiperei molto, e poi non è elegante leggere solo le prime pagine dei libri perché dà l'idea che si sono lette solo quelle, mentre in realtà le abbiamo lette tutte quante, perlomeno siamo andati molto a fondo nel corso di tutte le pagine, come tu Marco hai raccontato, come l'ho fatto la Giacchi, e come invece onestamente Rocco Versace ha detto: io ho iniziato a leggerlo da poco, quindi in bocca al lupo Rocco, perché non ci metterai pochissimo a leggerlo. E comunque questo chi sei, voltando di pagina, perché altrimenti devo farla troppo lunga, diventa molto interessante, perché diventa molteplice, quell'elemento identitario che è molteplice, non è monolitico. L'autore è multiforme, la nostra vita è multiforme, e lui non ha nessuna voglia di sintetizzarla, perché capisce, e questo chiaramente oltre che da una sua attenzione personale alla vita, capisce che ogni riduzione, ogni sintesi che si fa della propria vita, quella sì che è veramente errata, quasi meglio la finzione, perché il raccontare ciò che vorremmo essere è quasi più onesto di cambiare ciò che avremmo voluto essere, no? E tutto questo diventa un intreccio straordinario. Allora, quando lui racconta sul chi sei, pensate quante volte vi domandano chi sei, no? Ed è, l'osservazione è quasi elementare, ma è elementale, cioè è basica, è fondamentale della nostra esistenza, c'è tutta l'identità. Chi sei? Dice: basta un nome e cognome a dire chi sono, basta dire quanti anni ho. Oppure si domanda o esprime una curiosità più approfondita, per cui non basta la risposta descrittiva del proprio stato attuale, perfettamente aderente alla situazione in cui si trova. Che esigerebbe forse dar comunque conto anche di come si è divenuti cambiando da un salto e l'altro del patrimonio biologico, neurale, somatico, caratteriale.
Solo su questo inciso pensate quanta attualità c'è nel virus che stiamo tutti quanti esperienziando. Si parla di spillover, no? Chiaramente lo scrive Kamen in almeno due testi, uno spillover, l'altro l'albero intricato, che sono interessantissimi. Ma senza andare così lontano, cioè ai giorni nostri, io sono per metà abruzzese, dentro d'acqua, cantone che è vicino Sulmona, Ovidio aveva ipotizzato la stessa impossibilità di identificare i confini. Quando nella edizione delle Metamorfosi di Ovidio Italo Calvino scrive che esistono degli indistinti confini, si sta riferendo alla nostra esistenza, al nostro essere mutevoli. Ma su questo poi l'autore ci torna, perché ci torna quando racconta proprio una metamorfosi in una battuta di caccia. Anzi, in questo caso siamo alla pesca, quando quasi quello che sta per pescare si fonde con la roccia. E quasi quasi stavo pensando che non l'avesse preso, poi capisco più avanti che l'ha preso. Chiaramente non sto spoilerando nulla, è un dettaglio. Ciò che conta è il modo in cui lo racconta. E c'è questo indistinto mescolarsi della natura, della roccia, della pietra, con il pesce, con l'elemento del mare. È lui che osserva. E osservare è un modo di accorgersi, di meravigliarsi. E non è un modo connotato da una positività in assoluto. E questo c'è in tutto il romanzo, perché se la Cristina Giacchi dice che questo è un romanzo esistenziale, questo è un romanzo esistenziale. C'è una bellezza che è traumatica, c'è una bellezza anche lì che è tutta da guadagnare, c'è una bellezza che non è fatta solo di cose belle, ma di cose che hanno avuto il loro corso nella vita, di trasformazioni. E non è detto che non debbano essere in qualche modo traumatiche. Sentite? Sentite? E poi il tempo come scorre, rimette insieme due grandi elementi, prendo anche altri due lettori, Marco, che abbiamo fatto dalla fondazione, ed è questo io, tu, tra. Cristina Giacchi diceva io, tu, e poi c'è anche un tra. Chiaramente il professor De Sanctis è un filosofo del diritto, sa che quel tra è l'impossibilità della ripetizione di un qualcosa sempre uguale a se stessa. C'è la vita in quel tra, perché c'è quell'incontro tra persone che si incontrano nel mezzo di un qualcosa che li fa accedere a un livello superiore. È come leggere questo romanzo, il primo livello, il secondo livello, il terzo è la sintesi, ma è la sintesi che mette assieme, che dà una chiave di lettura. E poi c'è un altro elemento, e richiamo sempre un'altra lettura che abbiamo fatto. Può sembrare che l'autore scriva racconti di dettagli di secondaria importanza, e in questo però c'è una tensione di questi dettagli che va oltre, ed ecco l'estetica, ed ecco la metafisica del romanzo, va oltre quel semplice dettaglio. Quando lui racconta di dettagli come quelli, Marco, che stavi raccontando tu, che ti hanno impressionato quando hai letto, uno potrebbe pensare a ciò che scrisse Chesterton, dicendo che è molto più arrogante chi scrive di dettagli, pensando che chi legge deve essere necessariamente interessato a quei dettagli, che di chi scrive di grandi cose pur non sapendo di cosa parla in fondo. Io qui invece ci vedo grandi cose, ci sono grandi temi all'interno di questo romanzo, che però si nascondono dietro i dettagli. E poi c'è un altro nascondere del tempo, c'è un altro nascondere, e in questo sarà che fin da subito potrebbe sembrare che all'autore prende male l'invecchiamento, è una riduzione di possibilità. Allora c'è l'idea opposta invece, e questa è una lettura critica che ho provato a ricavare, dell'apollineo, di ciò che è simbolo di una fioritura costante, che non invecchia. Ed è quel apollineo che però è anche elemento, sicuramente chi conosce il mito, di crudeltà. È stato crudele Apollo, ma è anche elemento di grande stabilità, è elemento razionale. Nietzsche lo oppone al dionisiaco, all'irrazionale, al misterioso, ed è chiaro, è ragionevole. E questo non è banale, perché in questo c'è la ricerca sull'arte e sulla musica che fa De Sanctis. L'elemento musicale non entra solo come elemento poetico, come cercare di dare una tridimensionalità alla sua opera, ma entra anche come grande elemento razionale, a dispetto di ciò che si pensa normalmente dell'arte e della musica. C'è la matematica, c'è grande ricerca, c'è grande esattezza, c'è il contrario, se vogliamo, di una poesia.
che pure deve essere esatta. E vado a concludere, perché poi insomma le energie, se vogliamo, per questa indisposizione ce le sto mettendo tutte, ma trovo rispettoso per chiunque è lì ripassare la parola. C'è un elemento estremamente interessante che richiama un altro mito, che è quello di Ulisse. Ed è interessante perché tu proprio, Marco, e credo l'abbia ripreso anche che avete parlato di marginalità. Non so se l'avete fatto pensando che ci fosse anche una marginalità nell'essere, dico per dire, Ulisse. Per definizione, colui che è elemento di ragione, quel coraggio calmo, no? C'è una... oltre quello svelare, quel nascondere che richiama ancora Apollo, no? Che è l'oracolo di Delfi, che dice, non dice, nasconde, profetizza. Qui non c'è profezia, però c'è dire, non dire, c'è rivelare e nascondere. È un gioco, è un espediente, ma è molto potente, perché se si legge tra le righe apre ad altro spazio. E quanto ad Ulisse, quella marginalità invece sembra la marginalità della vita di Ulisse. Probabilmente ad averlo incontrato per strada Ulisse sarebbe stato un uomo largo, di spalle, piccoletto, per lo più silenzioso, così insomma i più acuti, studiosi lo vedono, ma che quando prende la parola incanta, che è capace di multiforme ingegno, che è capace di essere una volta naufrago, una volta guerriero, una volta mendicante, che sa assumere diverse vesti, che conosce il tempo per ogni cosa, sembra quasi la Bibbia, no? C'è un tempo per ogni cosa. Ma la cosa più interessante ai fini di questo romanzo, di quel tra, di quell'apertura di possibilità, di quella fioritura che non termina col romanzo e non termina con le esperienze, quell'intreccio, scriveva nelle memorie di Adriano, che è un romanzo, insomma, immagino che la maggior parte delle persone di questo posto avrà almeno sentito, se non addirittura letto, ma in quel romanzo c'è una bellissima, forse la più bella definizione che ad oggi ho incontrato di uomo, cioè uomo inteso come il Dio lo creò maschio e femmina, quindi di umanità, e che noi siamo l'intreccio tra ciò che avremmo voluto essere, ciò che siamo stati e ciò che possiamo ancora essere. E questo nel romanzo c'è tutto, perché è qui l'esperienza narrativa e la circostanza che siamo esseri autotelici, si direbbe, cioè che abbiamo necessità di doverci spiegare, di doverci raccontare per essere. Ecco quel chi sei, non è riducibile a un nome e cognome, abbiamo bisogno di raccontarci, perché altrimenti sparisce quella dimensione relazionale, sparisce quel tu, e quel tu è ciò che noi siamo, è quel abesse in alio, quell'essere negli occhi degli altri. Se penso alla Fondazione Einaudi, al lavoro, congratulazioni Marco, insomma, che stai portando avanti anche in ambito europeo, è quella dinamica relazionale che apre un discorso pubblico, che si fa agire politico, che trasla il piano della libertà e della ricerca della libertà da un piano intimistico a un piano pubblico, relazionale, e per essere nel mondo con gli altri, non basta essere nel mondo, è lì che Hannah Arendt supera il suo maestro Martin Heidegger, non basta essere nel mondo e ritenere che tutto il resto è una chiacchiera, bisogna parlare, parlarsi, perché questo essere relazionale apre uno spazio politico, quel tra, ecco perché io, tu, tra. E quello spazio, quella marginalità è tutta un'apertura di senso, perché è tra ciò che siamo e ciò che ci apprestiamo ad essere. E chiaramente la circostanza non secondaria ma primaria, che in grande parte dipende da noi. Marco, grazie a te, grazie a Rocco, grazie alla Giacchi, grazie, avrei avuto piacere di incontrarti di persona, di conoscere l'autore, grazie a tutti quanti, spero di potervi incontrare alla prossima occasione di persona, a Firenze o altrove. Buon lavoro. Grazie Michele, io ringrazio voi tre per averci dato questi spunti, i vostri punti di vista saranno sicuramente la luce, il faro che illuminerà me e gli ospiti che devono leggere questo libro nel percorso di questa bellissima lettura. Ora però vorrei invitare l'autore qui sul palco per parlarne con voi e con Michele, se è ancora collegato, per darci il suo punto di vista. Che dire? Grazie infinite, grazie prima cosa di questo
parterre de Rouen. Giuristi, professori di diritto, ingegneri di alto profilo che tengono su questa fondazione illustrissima, soprattutto per chi come me ha studiato soprattutto i liberali, anche se marxista all'inizio. Grazie poi perché questa cosa viene a Firenze, che è una città dove posso dire che io abito mentre vivo a Napoli, perché essendoci dei miei Irene, le nipotine, e ogni giorno io penso, mi penso in Firenze, quindi oltre che per il prestigio di questa nobilissima città, anche questa è una cosa che mi fa molto felice. E grazie poi per le cose splendide che avete detto. Marco ha acchiappato l'episodio, come dire, un po' liminale, perché lì si gioca anche un certo tipo di indeterminazione sessuale. Tra questi due bimbi, quello che va a recuperare l'orologio è geloso del rosso, e quindi c'è quella fase tra infanzia e adolescenza in cui, il libro ci torna più volte su questo problema, in cui c'è anche una indeterminazione sessuale che fa leggere il mondo in maniera diversa. Cristina ha detto una cosa per me importantissima, è un libro coraggioso, e vi racconto perché questo libro in un certo senso è coraggioso. Io ho 6 allievi, uno di questi ha seguito la composizione del libro, gli altri 5 no. Quando gliel'ho mandato sono scomparsi, non hanno detto mi è piaciuto, sono scomparsi, cioè non hanno assolutamente fronteggiato il fatto che io mi sia messo, per così dire, a nudo. Il che però è vero e non è vero, come dico nell'introduzione. Cioè il libro è più la biografia del fare arte negli anni dell'avanguardia e della rivoluzione politica. Cioè il punto fondamentale è questo, il punto di partenza è la voglia di rivoluzione. Da un lato politica, dall'altro artistica. E questa voglia di rivoluzione un po' alla volta ha la sua giusta delusione, nel senso originario della parola, cioè delusione nel senso di abbandonare il gioco. La mia generazione ha vissuto anche la rivoluzione un po' come un gioco nel senso nobile, nel senso di Huizinga, nel senso di Fink, nel senso nicciano, se vogliamo. Quindi non il gioco pazziella, per dirlo in napoletano, ma il gioco serio, in cui ci si mette in pericolo, in cui si rischia. Ecco, la vita è un po' anche uscire dal gioco, aprirne altri, quindi è sempre una delusione, non un'illusione, ma una delusione, forse sì. E la cosa appunto importante che notavate tutti appunto quest'uso dei pronomi personali, l'io che segna l'autore quando parla di sé, oppure che diventa egli quando parla di sé in un'altra posizione temporale e narrativa, e soprattutto l'io che parla in io anche in tempi diversissimi l'uno dall'altro, in maniera tale da dare questa presa diretta, per così dire, sulla narrazione stessa. E infine la parte, secondo me, più... Il romanzo è la giornata di un vecchio, una domenica che inizia con un sogno semi-incubo in cui viene chiesto chi sei, e il vecchio non sa rispondere a questa domanda così impegnativa, e ricostruisce in questa giornata questa sua via al romanzo, che in un certo senso ha rimosso poi dalla sua memoria per ritrovarlo, diciamo così, in questa giornata come un fatto nuovo. Ecco, gli io molto spesso servono a ricalare in tempi diversi, i tempi degli antichi paesi, i tempi in cui ancora si ammazzava il maiale in maniera rituale,
di tempi in cui c'era la contestazione studentesca e bisognava fare lezioni con i fascisti in aula. Insomma, le varie esperienze che si sommano, richiamate più o meno l'una dall'altra, fino a mettersi a fuoco attorno a questo problema fondamentale dello scrivere il romanzo, ma dello scriverlo con grande attenzione al problema della forma. Ecco, quindi quello che notava Marco, Cristina, Gerace, cioè il problema della forma è il problema originario, perciò avanguardia, perciò rompere con i linguaggi stabiliti, perciò anche quel romanzo che poi viene riportato per esteso e che nelle sue tre parti in fondo è un riattraversamento delle avanguardie che va probabilmente dall'Ulisse a Patrizio Flaviano di Sanguinetti, alla Scuola dello Sguardo di Rob Grillet, insomma alla cinematografia anche, alla fotografia, perché no, insomma un pasticcio, e Calvino non l'avrebbe considerato leggero, ecco. Grazie infinite. Siamo noi che la ringraziamo naturalmente, e quale ultimo scherzo della serata le diciamo che abbiamo videoregistrato tutto, quindi la videoregistrazione di questo nostro incontro sarà disponibile a partire dai prossimi giorni su tutti i canali social della Fondazione Luigi Einaudi, e poi penso che io stesso vorrò rivederla questa registrazione, anche per riascoltare le parole di tutti quelli che sono intervenuti stasera e non da ultimo il suo intervento, e magari ripresentare, rileggere il libro fra 6 mesi e ripresentarlo con altri occhi, e per vedere sicuramente altre sfumature, perché il libro è un libro importante, un libro anche corposo, e quindi lei è stato bravissimo, però come dire, lo dice lei stesso, il romanzo è tale solo se ha vita propria, diversa dalla vita che finge di raccontare. Quindi lei è un interprete che va preso con le molle. Grazie di nuovo a tutti e niente, ai prossimi avvenimenti. Grazie al professor De Sanctis. Thank you.